Aldo Moro nel 1940, quando già era allievo e assistente di Biagio Petrocelli e sotto la guida di quest'ultimo, non v'è in quelle dispense nulla di improvvisato. Esse sono frutto della lettura di una messe assai ricca di opere di filosofia generale oltre che di teoria del diritto, che sottolinea come la tutela dei diritti inviolabili non spetti soltanto all'individuo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità. Moro, nei primi anni 40, aveva già risposto al quesito in astratto, osservando che al di fuori di Moro si presentò alla commissione giudicatrice, ne facevo parte anche quella volta, con un libro di grande impegno, che aveva per oggetto un territorio mai esplorato nei suoi precedenti lavori. Vassalli ha ricordato il... Può sembrare che l'evidente mutamento del contesto politico di 25 anni fa la renda davvero inattuale, ma vedremo che non è Piero Craveri precisa che il carattere transitorio dell'accordo col PCI corrispondeva alla formazione stessa di Moro, che fu di mentalità cattolico-liberale e cattolico-sociale. Rispondono in profondità alle esigenze dei cittadini quando guardano avanti, volgendo le esperienze della storia anche negative.